fare così. Come vi dicevo prima, la situazione in cui ci troviamo è che noi abbiamo tre copie di parametri, ognuna ottenuta con un metodo diverso, sono tutte e tre copie ottime. E ci chiediamo quale di queste copie sia la migliore. Uno degli strumenti che abbiamo per decidere queste cose è quello che si chiama test di Pearson, e che io non approfondirò, avrebbe anche diciamo un'estensione culturalmente più approfondita di quella che vi presento oggi, ve la leggo più in là se poi volete guardarvela, ma io intanto ve la spiego nel modo più semplice possibile, senza nessuna sovrastruttura teorica. Queste per esempio sono le tre copie che otteniamo. Non sono esattamente i valori che abbiamo calcolato noi, però sono molto similari. Vedete, 30 e 9, 30.62 e 8.33, 31.13 e 8.98. In che cosa consiste il test di Pearson? Noi intanto abbiamo due cose in mano. Una è la curva empirica, la OSDF, la curva empirica dei nostri dati, che in questo disegno è rappresentata dai puntini. La funzione SDF che abbiamo calcolato prima, se noi la andiamo a plottare, questo plot peraltro è fatto con un programma particolare del linguaggio R, per cui lo disegna anche con un minimo di grazia, diciamo. E la curva empirica è quella che vedete segnata con i puntini, in particolare ogni puntino corrisponde a uno dei nuovi dati. Se guardate bene l'ultimo dato in alto a destra è proprio su 89.6, che è quello che abbiamo visto prima. L'altro elemento che vedete disegnato in rosso è una curva di Gumbel, una di quelle che avete già disegnato nelle ore precedenti. Per esempio, quella disegnata con il metodo dei momenti. La curva di Gumbel è una curva di probabilità ed è una curva biunivoca, cioè c'è una corrispondenza biunivoca fra ascisse e ordinate. Quello che posso pensare di fare è di suddividere l'asse delle ordinate che rappresenta le probabilità in, per esempio, parti uguali, ma non, il fatto che io le divida in parti uguali non è una preselezione necessaria. Le posso suddividere in parti. Siccome io le ho suddivise sulle probabilità, significa che cosa mi aspetto? Mi aspetto che tra 0 e 0,2, che cosa di avere? Mi aspetto di avere il 20% dei dati, giusto? Tra 0 e 0,4 il 40%, oppure qui di nuovo il 20% dei dati, qui di nuovo il 20% dei dati, qui di nuovo il 20% dei dati. Il numero di dati che ho dentro lo posso anche contare, quindi quello che mi aspetto di avere dentro è il 20%, ma i punti che invece io ho sono quel numero che sono, e se io vado a vedere la slide successiva, faccio un paio di operazioni prima di arrivare a questa conta, e in particolare qui inverto la curva e vado a vedere come quei 5 intervalli sull'asse delle probabilità si riflettono sull'asse delle ascisse. Ottengo 5 intervalli che erano equiprobabili sul piano le ordinate, ma qui non sono più distanziati in modo uguale perché la curva non è una retta, e vado a contare quanti elementi ho in ciascun intervallo. 7 più 7 14 più 9 23 più 13 36 più 7, 43 dati. Qualche dato qua si è perso per strada. Evidentemente non sono dei dati di un'ora, potrebbero essere quelli di tre ore, dove ci sono dei non data dentro.
Quindi, che cosa mi aspetto? Nel primo intervallo mi aspetto di avere il 23%, il 20% di che cosa? Di 43 dati, il 20% di 43 dati, 43 diviso 5, 8,6 dati. Invece ne ho 7. Così nel secondo intervallo, nel terzo intervallo invece di averne 8,6 ne ho 9, del resto avere mezzo dato non è possibile. Nel quarto intervallo ne ho 13, quindi la variazione ovviamente può essere sia positiva che negativa. Come posso costruire quindi un indicatore di bontà della mia interpolazione? Beh, posso andare a fare la differenza tra i dati che ho e i dati che la mia curva di Gumbel prevede ci dovrebbero essere. Fare questa differenza significa costruire questa formula che a vederla sembra molto più complicata di quello che è, perché e l'ho chiamata X quadro. Intanto ho 5 intervalli, quindi J va da 1 a K uguale a 5, nel nostro caso. NJ è il numero di pallini, di dati che ho in ogni intervallo. Quelli che vado a misurare, quindi dico 7, 7, 9, 13, e l'ultimo non me lo ricordo più quanti sono. N piccolo è il numero totale di dati, cioè 43 nel nostro caso. E poi c'è tutta quella formula che compare anche al denominatore, che serve per dire quali sono il numero di dati che io mi aspetto in ciascun intervallo. Io ho fatto prima l'esempio a mano sul grafico ed era molto evidente che doveva essere il 20%, perché avevo suddiviso le probabilità in intervalli equiprobabili uguali, 5 intervalli uguali. Ma qui sostanzialmente quello che scrivo è: beh, in ciascun intervallo devo avere la probabilità che H sia maggiore di Hj più 1, dove J più 1 è il valore della mia ascissa destra dell'intervallo, meno il valore della probabilità che ho nella ascissa sinistra, perché la probabilità non mi calcola quanta frazione di dati ho in un intervallo, ma quanti dati ho da quel punto fino a zero. Tornando indietro nell'immagine qui, quando io ho questi valori e mi dico qual è la probabilità di avere un dato inferiore a questo valore, beh, sarà 13 più 9 più 7 più 7, ma a me interessa solo questo intervallo, quindi devo sottrarci la probabilità di avere questo valore, di avere dei dati rispetto a questa ascissa. Quindi la probabilità di questa ascissa meno la probabilità di quest'altra ascissa. Ed è quello che è scritto all'interno della parentesi tonda che vedete sopra, che vedete nella slide successiva. Devo anche definire la prima ascissa, cioè la probabilità minore di 0, e l'ultima ascissa che è infinito. Nel nostro caso, appunto, quell'espressione fra parentesi è 0,2, perché l'ho costruita io così. Quindi la mia espressione, che prima sembrava molto complicata, diventa una espressione molto semplice, cioè 1 diviso 0,2 n, dove n è 43, e dove k è somma per j che va da 1 a k, dove k è uguale a 5. E poi n e j sono i numeretti che avevamo visto prima. Il test di Pearson dice: beh, ripetete tutte queste con le varie coppie di valori che avete ottenuto dei vostri parametri. Andate a calcolare questa quantità. È ovvio che l'interpolazione sarà tanto migliore quanto più basso è questo X quadro che abbiamo definito. Tanto più piccola è la differenza tra dati osservati e dati che mi aspetto in funzione della previsione probabilistica. E per noi ci fermiamo qua. Devo ripetere ovviamente tutte le operazioni per tutti gli intervalli, per tutti
e 5 gli intervalli. Questo mi consente per ogni intervallo di scegliere una copia delle tre, poi ripeto per le tre ore, scelgo una copia delle tre e così via per tutte le durate e alla fine mi disegno le cinque curve, cosa che io avevo già fatto per ciascuno dei metodi, no? Quindi ho 15 curve, di queste 15 curve che ho, le devono scegliere 5, una per durata. Dopodiché il nostro scopo è costruire le curve di possibilità pluviometrica, ma questo arriviamo dopo e ci arriviamo direttamente attraverso l'uso dei notebook. Quindi adesso ci fermiamo qui e la prima cosa che facciamo è applichiamo il test di Pearson ai nostri dati usando i notebook.